esperimento, quello di così, affrontare degli ascolti musicali dandovi degli aiuti molto brevi, molto semplici, per cercare di capire e di gustare meglio questo linguaggio straordinario che, come sapete, è il linguaggio della musica. Ecco, oggi vorrei fare una proposta, quella di farvi ascoltare la Sinfonia numero 4 di Mendelssohn, sottotitolata come italiana. Sinfonia italiana è così, la conseguenza del viaggio che Mendelssohn, il giovane Mendelssohn, all'età di 20 anni, 19-20 anni, fa in Europa. Era solito questa consuetudine di fare il Grand Tour per tutta l'Europa, ma in particolare in Inghilterra e in Italia per la cultura classica. Ecco, Mendelssohn viene in Italia, ci rimane dal 1829 al 1931 e quando rientra a casa in Germania mette sul pentagramma le sue impressioni, tutto ciò che ha così è stato sensibilizzato dalla sua esperienza italiana. Ecco, la Sinfonia numero 4 è conosciuta, chi non l'ha presente la riscoprirà come esempio di musiche utilizzate per la pubblicità, ma è un lavoro straordinario, una pagina bellissima quando si ascolta una volta, si vuole risentire, perché veramente la grande capacità di Mendelssohn è quello di saper mettere insieme, unire questi due linguaggi, quello classico del grande Johann Sebastian Bach e poi quello che sarà il classicismo e quello che poi sta diventando oramai la nuova tendenza musicale del romanticismo. Bene, vi faccio sentire, inizia questi quattro movimenti, il primo subito irruente, così. Quindi, vedete questo ritmo. Ecco, tutta questa idea qui, tematica, chiaramente la parte pianistica che vi sto cercando di proporvi è quella di stimolare poi l'ascolto orchestrale, chiaramente qui ci troviamo di fronte a una semplificazione al pianoforte. E questo è il primo tempo, tutto basato su questa idea. E poi questo stacco tematico. Ecco, abbiamo già sentito. Secondo movimento, parte con una bellissima pagina, ora ve la faccio sentire, anche qui, un andante molto semplice. Contrasta proprio con la prima parte. Terzo movimento è un moderato, con moto, ma è un moderato praticamente, il terzo tempo, caratterizzato dalla grande cantabilità che è tipica del linguaggio musicale di Mendelssohn. Sentirete l'orchestrazione dominata prevalentemente dagli archi, anche qui questa idea formale straordinaria. Splendida questa prima parte, ma sarà proprio
la parte finale, quella del saltarello, che tutti ci ritroveranno sicuramente dentro l'idea della tarantella napoletana, e inizia proprio con il tono classico modo minore, di la minore di tutto il brano. Allora, interessante perché tutta la composizione è in modo maggiore, finisce così il terzo. Inizia in modo minore il saltarello. Questo movimento, questa idea che conclude proprio tutta la sinfonia con un grande crescendo. Ma la cosa interessante è come tutto venga generato proprio da questa ripetizione. Ascoltatevi questa musica con molta serenità, se avete la possibilità di avere un bel paio di cuffie, vi darò poi dopo il link, ci sono diverse edizioni, vi consiglio quella che per me, che ritengo la più bella, ma chiaramente dei gustibus. Ecco, interessante per concludere come il nostro Mendelssohn sappia così essere uomo del suo tempo. Allora, noi oggi capita, quando si va a spasso, quando si va in viaggio, di fare le fotografie, di registrare, di mandare dei filmatini, no? Ecco, interessante perché Mendelssohn fa la stessa cosa, solamente con i mezzi del tempo. Quindi lui era un ottimo disegnatore, sapeva anche disegnare molto bene, e manda per lettera i disegni, gli schizzi di quello che vede in Italia. Manda anche le sue lamentazioni della musica, che si aspettava la musica sacra sia a Roma che a Venezia, e manda le cose che non funzionano, come faceva a mandare? Certo, non con il registratore, ma attraverso la notazione. Sulle lettere ci sono proprio il pentagramma con quello che ha sentito. E è interessante proprio questo, cioè non abbiamo la possibilità di avere la macchina fotografica nell'Ottocento, ma abbiamo la possibilità di avere queste grandi persone, questi grandi uomini del romanticismo che sapevano comunque comunicare con questo grande linguaggio che è la musica, che non dimentichiamolo, nell'Ottocento il linguaggio della musica era il linguaggio per eccellenza, perché era quello che andava un po' a toccare le leve dell'animo. Bene, buon ascolto.